Ciao a te e benvenuto sul mio canale. Se sei nuovo, sappi che qua si parla di true crime, di scomparse misteriose, di leggende urbane e tanto altro. Se ti piace e che non hai ancora fatto, iscriviti e attiva il campanello così non ti perdi nessun video. Allora, il video di oggi è molto particolare perché non sono da sola, lo avrai visto nel titolo già, ma oggi ho un ospite speciale, la bravissima Rosita del canale L'Angolo del Crimine, nel quadro di una collaborazione tra i nostri due canali. Sicuramente la segui già, molto probabilmente sei arrivato sul mio canale a partire dal suo canale, quindi sai già quanto la adoro. Avevamo già fatto un caso insieme a Natale, quello di John Bennett Ramsey, che è disponibile sul suo canale, quindi spero che tu l'abbia visto. Se non l'hai visto, metti pausa, vai a vederlo e poi torna subito. Oggi però trattiamo di un caso molto diverso e famosissimo in Italia, anche se io prima di fare le mie ricerche non ne avevo mai sentito parlare, quindi shame on me. Spesso mi dici nei commenti o nei messaggi che mi mandi che non tratto abbastanza casi italiani, quindi spero che questa volta ti potrò accontentare con un caso italiano, anche se diversamente, contrariamente al mio solito, non è un caso poco conosciuto. Quando Rosetta mi ha proposto questo caso, mi sono detto: è vero che è stato raccontato da vari storytellers italiani, però mi sono anche detto che cavolo, questo caso non è qualsiasi caso, è un caso tremendo. Cioè, cercando un pochino di informazioni, mi sono accorta che questo caso è stato uno dei casi di cronaca nera più famosi d'Italia. E poi trattiamo di uno dei peggiori crimini che un essere umano possa commettere, il parricidio. E quindi, senza sorpresa, lo hai letto nel titolo, oggi parliamo del caso Pietro Maso, l'uomo che uccise i suoi genitori. Ti racconto tutta la storia subito, però prima di iniziare, prenditi una tazza di tè, una tazza di caffè, un bicchiere di vino. Mettiti comodo e iniziamo subito. La storia avviene in Italia, a Montecchia di Crosara, nella provincia di Verona, nel Veneto. È un piccolo comune con pochissimi abitanti e quindi, come te lo puoi immaginare, in questo tipo di località tutti conoscono tutti o almeno li conoscono di vista. E lì cresce Pietro Maso, nato il 17 luglio del 1971 a San Bonifacio. È il più giovane dei tre figli di Antonio Maso e Maria Rosa Tessari. È l'unico maschio e le sue sorelle maggiori si chiamano Nadia e Laura. Allora, appena nato, quando non sa nemmeno ancora dove si trova, Pietro viene confrontato a una prova di vita molto difficile. Si ammala di una meningite così seria che il personale ospedaliero penserà che sarà un fine di vita. Sta per morire. Però il piccolo lotta e finisce per sconfiggere la malattia, però non senza conseguenze. In effetti la meningite lascerà Pietro con una serie di handicap, di cui una grande fragilità. E questo porterà i suoi genitori ad iperproteggerlo. È un ragazzo sensibile, nel senso fisico, fisicamente sensibile, con poche forze, poca energia e spesso, quasi sempre, quando esce di casa si ammala. E non è come la gente comune che potrebbe ammalarsi e avere un raffreddore 2 o 3 volte all'anno massimo. No, lui è la grande maggioranza dell'anno che è ammalato. E quindi quando i suoi amici, i suoi vicini, i suoi compagni di classe, i ragazzi della sua età escono, vanno a giocare fuori, lui è rinchiuso in casa. Sul momento non è che lui capisca veramente il perché, perché come ogni ragazzo della sua età gli viene questa voglia di uscire, di andare a divertirsi e quando questa voglia gli viene negata inizia ad avere un sentimento di frustrazione che si sviluppa. Comunque i genitori, Antonio e Maria Rosa, sono sposati da ormai 30 anni. È una famiglia benestante che è riuscito nel corso degli anni ad accumulare un bel po' di risparmi perché sono riuscito a mettere da parte l'equivalente di circa 1 milione di euro di oggi. Quindi è un bel cuscinetto e questo lo hanno fatto grazie al lavoro della terra, perché sì, la famiglia Maso Tessari è una famiglia di agricoltori e naturalmente ha uno stile di vita da agricoltori. Pietro cresce nella fede cristiana e cattolica trasmessa dai suoi genitori. Loro vanno alla messa e spesso partecipano a gruppi di preghiera molto regolarmente ed è molto probabilmente per soddisfarli che quando ha 11 anni Pietro decide di iniziare il percorso del seminario, però non è l'unica ragione perché per fare il seminario dovrà andare via da casa e andando via da casa
Pietro trova come una certa libertà, inizia a incontrare nuove persone, con chi va d'accordo, con chi si diverte, è come un nuovo capitolo della sua vita che si apre e sta in quel posto per un anno, ma alla fine di quello gli viene fatto capire che non ha il livello scolastico sufficiente per proseguire e quindi i responsabili della struttura fanno capire ai genitori di Pietro che sarebbe meglio che continuasse, terminasse questo percorso a casa e quindi è costretto a tornare a Montecchia di Crosara e questa cosa lo ha toccato molto perché non solo è un fallimento per lui, ma è come se dovesse tornare nella sua prigione di sempre, quindi è molto difficile, anche perché da lui gli manca qualcosa che era riuscito a trovare al seminario, però che non riesce a ritrovare a casa sua. E questa cosa è il calore, perché anche se sa che la sua famiglia le vogliono bene, specialmente i suoi genitori, sente che manca l'affetto, non riceve l'affetto di cui avrebbe bisogno da parte dei suoi genitori. Non gli fanno mancare di nulla, però, come ti dicevo, a livello affettivo lui sente una carenza. Un ambiente austero di poche parole, tanto lavoro e preghiere. Tutto questo risulta un po' troppo freddo per Pietro, però non avendo altra scelta, decide di adeguarsi. Come vi ha già detto Christelle, Pietro è stato un bambino fragilissimo fisicamente. La sua è stata un'infanzia orribile. Non poteva giocare con gli altri bambini, non poteva correre, prendere freddo, stare troppo al chiuso o troppo all'aperto. Questa sindrome da bambino emarginato e fragile, quello che deve isolarsi per non ammalarsi, influenza profondamente la sua vita d'adulto, tanto che Pietro Maso, per fare riferimento al se stesso fragile, malaticcio ed emarginato, userà la formula piccolo Pietro. Quello che invece definirà se stesso da adulto è la nemesi del piccolo Pietro, il Maso. Pietro, da un certo punto in poi, sarà per sempre, per tutti, solo il Maso. La genesi del Maso, però, inizia già da ragazzino. Infatti, per sopperire alla mancanza di una vera educazione emotiva, la madre e le sorelle più grandi di Pietro lo viziano in maniera sconsiderata. Pietro è il principe di casa. Dai suoi umori dipendono quelli dell'intera famiglia. E da bambino fragile ad adolescente arrogante e viziato è un attimo. Questo mutamento della sua personalità avverrà intorno ai 16 anni, età che per Pietro Maso segna la fase della consapevolezza e soprattutto della voglia di scrollarsi di dosso quel piccolo Pietro che aveva sofferto la solitudine, che non si era goduto nulla, a cui era stato precluso tutto. Era ora invece che il Maso riprendesse in mano la sua vita e con gli interessi. Se Pietro è gracilino, Maso è bello. Se Pietro è un po' somaro a scuola e ha un quoziente intellettivo più basso della media, Maso invece è intelligente. Pietro non ha amici, Maso è un leader. Maso non si fa condurre, conduce, veste bene. Maso detta le mode. Maso è tutto quello che Pietro non era mai stato e mai sarà. E letteralmente risucchia Pietro dentro la spirale di megalomania che lo pervadeva per non farlo emergere mai più. Il Maso è un ragazzo che non sa riconoscere le proprie emozioni, le ha nascoste nei meandri più nascosti del suo io e il suo ego straripa fino a invadere tutto. Non prova empatia per niente e nessuno, non esiste altro che se stesso. Ma per proseguire nella storia dobbiamo capire come e da dove nasce il Maso. Come detto da Christelle, Pietro dovette adeguarsi all'ambiente austero, fortemente religioso della sua famiglia. Visto che a scuola era un disastro, Pietro fu costretto ad andare a lavorare. Questo gli permise di avere una certa indipendenza economica e Maso scopre la sua passione sfrenata per il denaro. Ma di contro, Pietro capisce anche che a lui lavorare non piaceva affatto. Inizialmente aveva provato ad aiutare il padre con i terreni che avevano, ma dopo un paio di giorni aveva gettato la spugna. Sporcarsi le mani non era proprio il suo genere. E ahimè, ogni lavoro che trovava non andava mai bene, non era mai quello che lui si aspettava, non era mai alla sua altezza. Quindi cambia lavoro in continuazione. La voglia di lavorare calava, ma quella di avere soldi invece aumentava sempre di più, e lo vedremo. Il regno di Maso è il piccolissimo comune nel quale è nato e cresciuto. Un regno limitato in realtà, una piazza e un bar.
il mitico Barjon, quello dove Re Maso e i suoi tirapiedi passeranno le loro serate sognando di essere delle star, di avere potere, macchine, donne e soldi, tanti soldi. Pietro inizia a passare lì tutte le sue serate, a giocare a biliardo, e sarà proprio il biliardo il suo biglietto per la popolarità. Diventa infatti molto bravo, al punto che al Barjon egli avrà la sua stecca personale, la numero 8. Tutti iniziano a voler giocare con lui, con il fuoriclasse del Barjon, e immaginate come questo possa aver pompato l'ego di Pietro, che non aveva mai avuto amici perché da bambino tutti lo evitavano. Il Maso quindi inizia a essere davvero, davvero popolare. Un vero mito, come si diceva ai tempi. E Pietro non potrebbe essere più soddisfatto di così, anche se ancora non gli era chiaro come avrebbe potuto vivere nel lusso senza doversi spaccare la schiena come suo padre. Ma ci arriveremo. Nel frattempo il giovane Maso si dà alla pazza gioia. Gira per locali, discoteche, si vanta di essere stato il primo a ballare sul cubo quando nessuno osava farlo, oppure si inventava delle cose per farsi notare, come andare in discoteca in accappatoio e maschera da sub. Sì, perché a Maso piace moltissimo mettersi in mostra, essere quello estroso, quello che va fuori le righe, quello che veste sempre la moda, anzi, che inventa le mode, le impone al mondo. Il suo mito, quello a cui avrebbe voluto somigliare, era il mitico Don Johnson di Miami Vice. Bello, affascinante, con un bel macchinone, vestito bene e che tutti guardavano con adorazione. E sarà soprattutto dall'abbigliamento del personaggio di Miami Vice che Pietro trarrà ispirazione per creare il suo stile. Maso è ossessionato dagli abiti, dai profumi, ne ha circa un centinaio, e da tutto ciò che ai suoi occhi appare particolare e sopra le righe. Maso veste esclusivamente Armani, proprio come Don Johnson. Poi però capisce che imitare un personaggio delle serie TV non era da Maso. Allora inizia a creare un suo proprio stile. Ad esempio, Pietro aveva una zia sarta. Allora lui acquistava un capo che di per sé era già esclusivo e chiedeva alla zia di modificarglielo, in modo che quella cosa potesse indossarla solo lui. Ma non solo, egli vuole essere per gli altri quello che Don Johnson era stato per lui. Vuole uno stuolo di amici adoranti, dei seguaci che ne imitavano lo stile, che si prodigavano per lui, che lo potessero esaltare, che potessero fare di lui un dio. Se gli altri bevevano o usavano sostanze per sballarsi, il suo sballo era pensare al modo in cui poter apparire magnifico, eccezionale, il più grande di tutti agli occhi della sua ristretta cerchia di seguaci. Di questa cerchia facevano parte tre amici in particolare, Giorgio, Paolo e Damiano. E Maso se ne circonda proprio perché soddisfano appieno le sue aspettative. I tre lo adorano, lo venerano quasi, e a Maso non dicono mai di no. E se qualcuno osa farlo, Maso li punisce escludendoli dal suo giro, non uscendo con loro, isolandoli. Giorgio in particolare era colui che per Pietro aveva una vera e propria adorazione. Giorgio Carbonin ha 18 anni e dietro il suo aspetto mite, un atteggiamento tranquillo e pacato, nasconde in realtà una personalità estremamente fragile che tende alla sudditanza. Giorgio dipende in tutto e per tutto da Maso, dalle sue reazioni. Se è felice Maso, lo è anche lui. Se Maso è nervoso, lui teme sempre che possa essere per colpa sua e al di sopra di tutto teme che Pietro possa un giorno metterlo da parte e negargli la sua amicizia. Giorgio lo emulava in tutto, nel modo di parlare, nel modo di vestire, nel modo di camminare, ovviamente non riuscendo mai lontanamente ad avvicinarsi a Pietro. Per lui Pietro era un dio. Il dio Maso, un dio magnanimo al punto che suggeriva al suo clone come poter essere più simile a lui. Lo portava nel suo negozio preferito e gli diceva: se vuoi essere come me, devi metterti questo e devi fare quest'altro. Anche Pietro però ha bisogno di Giorgio per nutrire il suo ego, chiaramente. Il loro è un rapporto basato su presupposti completamente sbagliati. Uno domina, l'altro subisce. E per questo, paradossalmente, funziona alla grande. Anche Paolo Cavazza, anche se in misura minore, di 18 anni, tendeva a emulare lo stile di Maso, ma non aveva la stessa personalità dipendente di Giorgio. Damiano invece è il più piccolo dei tre, appena 17enne, e anche lui era in adorazione per Maso. Anche il rapporto con le donne è per Maso finalizzato al culto di sé. Come è facile immaginare, le donne gli cadevano ai piedi come mosche.
Non appena entrava nei locali, lo sguardo di tutte era su di lui, tutte attratte dalla sua personalità ambigua, sfuggente, dal suo innato carisma, dal fatto che fosse un vero leader. Andare con Maso era come andare con un divo del cinema. Ovviamente, neanche a dirlo, Maso aveva il totale controllo dei suoi rapporti con le donne. Lui decideva quando, come e con chi. Come lui decideva quando era finita. Le donne erano un mero strumento di potere e di controllo, e ovviamente di svago. Come ho già detto, il vero problema di Maso era sempre solo quello di avere tanti soldi senza dover muovere un dito, per poter continuare a condurre uno stile di vita adeguato alle sue aspettative. Da alcune interviste che ha rilasciato, Maso racconta che a lui i soldi servivano a coltivare il culto di sé. Ad esempio, a Maso piaceva entrare in un locale e urlare che avrebbe offerto da bere a tutti. Ostentare, sempre ostentare. Questo per Maso veniva prima di tutto ed è la ragione che lo porterà a imboccare la strada per l'inferno. Maso, a quel punto, ha appena 18 anni. Il solo pensarci mi mette i brividi. Maso, nell'ultimo periodo prima della tragedia, inizia a lavorare come cassiere presso un supermercato della zona. Maso racconta in un'intervista che, lavorando per circa un anno in quel supermercato, era riuscito, non si sa come, a recuperare la bellezza di 250 milioni di lire. In realtà, il come si sa, semplicemente li rubava. E se consideriamo che Maso per una sola serata riusciva anche a spenderne 1 milione, gli saranno sembrati bruscolini. Ecco perché a un certo punto Maso decide che è il momento di alzare la posta. Maso pensò che sì, esisteva un modo per avere tanti soldi, fare fuori la sua famiglia, intascare l'eredità e vivere felice. Ma come arriva Maso a questa terrificante decisione? E si tratta davvero solo di soldi? I genitori di Maso, che fino ai 18 anni del figlio sostanzialmente gli avevano permesso di fare quello che voleva, iniziano a preoccuparsi per lui. Intanto si chiedono come il ragazzo si procuri tutti quei soldi per uscire tutte le sere, per vestire Armani, per avere gli armadi pieni di orologi, gioielli. Pietro glissa, dice e non dice. E poi ci sono gli amici di Maso. Ma siamo sicuri siano brave persone, Pietro? Non è che ti sei cacciato in qualche guaio? Questo gli chiedevano i suoi genitori. È il 1990, siamo a pochi mesi dalla tragedia. I litigi in casa Maso si fanno sempre più frequenti, specie fra Pietro e la madre, che era diventata invadente, almeno secondo Maso, e questo lo spiazza totalmente. Non era abituato a essere controllato o che qualcuno gli chiedesse conto e ragione di quello che faceva. Maso è incapace di gestire la frustrazione che gli deriva da quella situazione e inizia a nutrire un vero e proprio odio nei confronti dei genitori. E sarà proprio in questo momento che Maso, il suo alter ego, la maschera, fagocita completamente Pietro, che smette di esistere per sempre. Non è certo se il progetto di farli fuori sia scaturito da questo oppure da una serie di situazioni. Primo fra tutti il fatto che doveva trovare un modo facile di fare soldi senza lavorare. Anche perché il suo fondo aureo, chiamiamolo così, era quasi terminato. E cosa c'era di meglio che vivere di rendita? Anche se i genitori di Pietro non erano milionari, l'eredità, costituita da vari terreni, immobili, qualche fondo di investimento e i risparmi di una vita, costituivano un bel gruzzoletto su cui Pietro non vedeva l'ora di mettere le mani. È certo un fatto, tra i genitori e Maso c'era ormai un abisso emotivo spaventoso. Pietro Maso, di fatto, li aveva già uccisi dentro di sé da molto tempo. C'è un passaggio nell'intervista a Maso che mi ha particolarmente sconvolta. Il ragazzo, nella ossessione di apparire unico e non omologato ai ragazzi della sua età, un giorno confessa a se stesso che sì, c'era una cosa che avrebbe potuto fare e che nessuno sarebbe stato in grado di imitare: uccidere i propri genitori. Quello sì che lo avrebbe reso unico. Il conflitto che Pietro Maso mai riuscirà a superare risiedeva nel sentirsi sempre e comunque insoddisfatto. Maso aveva convinto Pietro, la sua personalità debole, che per essere felice aveva bisogno di ostentare, di avere cose materiali per fare invidia agli altri, aveva bisogno che gli altri lo considerassero un dio. Non si era mai fermato a pensare a cosa davvero potesse renderlo felice. Sempre in quell'intervista Pietro dirà: a volte sentivo un malessere dentro di me, non sapevo cos'era e per colmare questo vuoto uscivo e andavo da Armani a comprarmi un vestito.
lì per lì stavo bene, poi tornavo a casa ed ero più insoddisfatto di prima. Egli è incapace di leggersi dentro, inconsapevole e ignaro di cosa davvero lo rendeva insoddisfatto. Ma torniamo al progetto di Maso, quello che nei suoi piani lo avrebbe reso ricco e lo avrebbe consacrato come un dio agli occhi degli amici. Mese dopo mese, quello che era solo un pensiero martellante divenne reale. Ma ovviamente non poteva fare tutto da solo. Aveva bisogno dei suoi gregari, Giorgio, Paolo e Damiano. Quella sarebbe stata per loro la prova decisiva per dimostrare davvero la loro adorazione nei confronti di Maso. Una sera come tante, si ritrovano tutti come sempre al Bar John. E lì Maso chiede a Giorgio di andarsi a fare un giro in macchina insieme, perché doveva dirgli qualcosa. Lo porta a 15 km di distanza da Montecchio e lì, lontano da orecchie indiscrete, gli confida il suo piano diabolico. E sostanzialmente gli fa tutto un discorso secondo cui, se volevano continuare a fare quella vita, era necessario che avessero un piano che li avrebbe resi ricchi sul lungo periodo. Al che Giorgio gli chiede: «Ma cosa hai in mente, Pietro? Una rapina?» «No», gli dice Maso, «uccidiamo i miei genitori e viviamo con la mia parte di eredità». Sì, Maso si era fatto i conti, vendiamo casa che aveva un valore di circa 1 miliardo, i terreni, otteniamo questo, facciamo quello. Peccato che per poter vendere un bene ereditato bisogna che vi sia il benestare degli altri eredi. E Pietro aveva ben 2 sorelle. Possibile che non ci avesse pensato? E cosa intendeva farci con quei soldi? Investirli? Aprire un'attività? Ma no, voleva spararseli tutti per fare la bella vita. Calcolando che quei soldi, 1 milione di euro attuali, gli sarebbero bastati sì e no per un anno. E dopo che avrebbe fatto? Quale altro piano avrebbe scogitato? Non lo sapremo mai. Giorgio, che lo abbiamo detto, era in adorazione di Maso. Lì per lì appoggia il piano, ma dentro era terrorizzato e cerca in ogni modo di prendere tempo. Solo che Maso ormai si era messo in testa di farlo e iniziò a tormentare Giorgio, facendogli continui riferimenti a quella cosa di cui avevano parlato. Giorgio allora dice a Maso che da soli non potevano farlo, avevano bisogno di qualcuno. Maso allora decide di coinvolgere anche Paolo e Damiano. Dopotutto si erano dimostrati dei buoni amici, non gli avrebbero detto di no. Damiano cede subito, Paolo invece, inaspettatamente, si tira fuori dalla cosa. Maso incassa il colpo, ma non perdona, e inizia a isolare Paolo. Non permette più che esca con loro, impedisce agli altri amici di parlargli, letteralmente lo esclude da ogni cosa. Nessuno può dire di no a Maso. Paolo, ahimè, dopo un po', cede e con la coda fra le gambe torna dagli amici scusandosi della sua vigliaccheria. Paolo torna nelle grazie di Pietro e da lì prende il via il delirio più assoluto. Il piano iniziale prevedeva di uccidere i genitori, le sorelle e poi, pensate, di fare fuori anche Paolo e Damiano. Il primo piano di Pietro fu quello di assumere un killer che uccidesse i Maso. E pensate, iniziarono ad andare in giro per il Vicentino a cercare facce brutte da reclutare. Non sto scherzando, giuro, è andata così. Il piano ovviamente fallisce, decidono quindi che lo avrebbero fatto loro. A Maso viene in mente un'idea geniale: uccidere i genitori tramite un'esplosione. Senza considerare, fra l'altro, che così avrebbe distrutto la casa. Avrete capito che fra Pietro e il buonsenso ci passa un oceano. La casa dei Maso aveva una sorta di tavernetta, dove vi era anche un camino. Pietro collocò lì delle bombole del gas, tappò la bocca del camino con dei cuscini in modo che l'aria si saturasse ben bene di gas e poi lasciò dentro la cantina una sveglia e delle luci stroboscopiche. Quando questa si fosse attivata avrebbe innescato l'esplosione. Piano geniale, direte voi, tranne per il fatto che Pietro aprì le valvole, ma non solo. Precisamente il 3 marzo del 1991, giorno in cui programmarono di far esplodere la casa, il padre di Maso trova le bombole e i cuscini dentro il camino e si allarma tantissimo. Immaginando fosse un'idea di Pietro, chiede a Pietro spiegazioni. Il ragazzo farfuglia che voleva organizzare una festa e che per scaldare la stanza voleva accendere le stufe a gas e aveva tappato il camino per non avere prese d'aria. Il padre, in maniera per me inspiegabile, si fa andare bene quell'assurda spiegazione. Fallito anche questo piano, decidono che avrebbero ucciso i genitori in 2 momenti e posti diversi. Intanto, si dicono, avrebbero ucciso Rosa. Il mercoledì era il giorno in cui la madre di Pietro,
partecipava a un gruppo di preghiera e Pietro era quello che solitamente l'accompagnava. Cosa pensa quindi di fare il maso? Pensa di far venire Giorgio a casa, poi entrambi avrebbero accompagnato Rosa in chiesa e lì in macchina Giorgio avrebbe dovuto ucciderla. La sera prestabilita i tre si ritrovano in macchina, Maso alla guida, Rosa lato passeggero e Giorgio dietro con un'arma che definirla bizzarra è poco. Giorgio si era portato dietro un batticarne con cui avrebbe dovuto spaccare il cranio della povera Rosa. Solo che alla fine Giorgio non se l'è proprio sentita. Maso nel frattempo aveva raggiunto la chiesa e continuava a guardare insistentemente Giorgio dallo specchietto retrovisore. Ma Giorgio non si muoveva. Alla fine Rosa era scesa e il piano, per l'ennesima volta, fallì. A complicare le cose intervenne il famoso prestito di Giorgio. Sì, perché Giorgio, da tempo, agognava di comprare l'auto dei suoi sogni. Chiede quindi un prestito in banca con la garanzia del suo datore di lavoro, 25 milioni di lire. Giorgio, con il suo bel paccone di soldi, corre subito da Maso per vantarsene un po'. Gli dice che con quei soldi ci avrebbe comprato la Lancia Delta. «Perfetto», gli dice Pietro, «adesso li dai a me e stasera facciamo baldoria e offriamo da bere a tutti. Tanto poi voglia quanti ne avrai dopo». Giorgio è perplesso. Alla fine quei soldi glieli dà. Rinuncia alla macchina, china il capo e si piega al volere del suo mito Maso. Maso racconta di essere andato insieme ai suoi tirapiedi nel locale più esclusivo di Milano e di aver dato 10 milioni in contanti al barman. 10 milioni di Giorgio, sottolineiamolo, per offrire da bere a tutti. E non solo, si è persino arrotolato una banconota da 100.000 lire e se l'è fumata. So che in questo momento siete lì che dite «Eh? Davvero? È successo davvero?» Sì, ragazzi, è successo davvero. Nel frattempo arriva il tempo in cui Giorgio deve far rientrare il prestito. Pietro allora prende il libretto di assegni della madre e firma un assegno di 25 milioni a favore di Giorgio, falsificando anche la firma di Rosa. Giorgio va in banca, scambia l'assegno e restituisce i soldi. A quel punto bisogna assolutamente portare a termine il progetto prima che Rosa si accorga dell'ammanco. Pietro però capisce che non può contare solo su Giorgio e fa rientrare nel piano anche Paolo e Damiano, che nel frattempo erano stati tirati fuori. Decidono anche la data, 17 aprile 1991. I tre si incontrano al Bar John per definire i dettagli. È fatta. Non si torna più indietro. Ora siamo il mercoledì 17 aprile del 1991, il giorno dell'omicidio. Il piano è stato ideato, finalizzato e verso le 22:30 i quattro ragazzi si ritrovano davanti alla casa della famiglia Maso. Insieme a loro hanno due borsoni con delle maschere che tutti indosseranno tranne Pietro, una spranga di ferro, un bloccasterzo e delle tute da meccanico. Pietro prende il pezzo di ferro e Paolo lui prende il bloccasterzo. Damiano e Giorgio loro prenderanno delle padelle trovate in cucina dentro alla casa della famiglia. Sono tutti estremamente nervosi, alcuni vogliono anche fare retromarcia, però è stato deciso, sarà o stasera o mai. Anche perché con l'assegno falsificato non hanno più tanta scelta, è soltanto una questione di tempo prima che i genitori si accorgano di tutta la storia. Comunque procedono con il piano, svitano le lampadine di casa per rimanere al buio e aspettano il rientro dei genitori, perché in effetti la casa è vuota perché Antonio e Maria Rosa sono andati all'Onigo per un incontro con i neocatecumenali. I quattro aspettano dunque in casa, al buio, in silenzio. Si sente soltanto fuori la pioggia ininterrotta e verso le 23:10 si sente fuori come il rumore di una macchina che si sta avvicinando. E sì, si tratta della macchina dei genitori che sta entrando nel garage. E si sentono le voci, si sentono i passi. Non c'è più modo di scappare, sta accadendo. Sale prima Antonio che schiacciando l'interruttore si accorge che non c'è più luce e quindi si dice tranquillamente che la lampadina si sarà bruciata e quindi andrà sistemata. Si dirige verso la cucina, sempre nel buio, però la cosa che non sa è che lì lo aspettano Pietro con la sua spranga di ferro e Damiano con la sua padella. E da questo momento inizia l'orrore, letteralmente.
Io te ho detto, non conoscevo questa storia, quindi quando ho letto il caso per la prima volta, era proprio la prima volta che ne venivo a sapere e ho trovato quello che sta per arrivare così orribile, così crudele, sono rimasta abbastanza male. Anche perché i ragazzi non avevano pensato che porre fine alla vita di una persona non fosse così facile, non fosse così veloce, così pulito, tra virgolette. E per di più loro hanno deciso delle armi che non sono delle armi letali e quindi renderà la loro impresa, che sarebbe di togliere la vita ai genitori Maso, molto complicata e molto lunga. Allora, quando entra nella cucina, il padre viene colpito fortissimo da Pietro con la spranga e subito crolla. Ma non è che Antonio muore sul colpo, no, Pietro lo deve colpire ancora e ancora. E ancora non muore. Damiani gli dà dei colpi di padella, ma non basta. Provano anche a soffocarlo con dei colpi con le scarpe, ma sempre nulla. Nel frattempo c'è la madre che non era ancora arrivata a questo punto, ma che ha iniziato a trovare la situazione strana e quindi che è salita anche lei e che ha iniziato a chiedere a suo marito cosa stava succedendo. Poverina, quando ha pronunciato questa frase, non aveva la minima idea dell'incubo che stava vivendo Antonio e che stava anche lei per vivere. È appena entrata, Paolo e Giorgio le saltano addosso e iniziano a colpirla con padella e blocasterzo. E anche lì inizia una grandissima lotta tra i tre. Maria Rosa urla, grida, resiste proprio come ha fatto suo marito e anche lei non muore sul colpo, malgrado i colpi violentissimi ricevuti dai ragazzi. E te l'ho detto prima, si vede veramente che non sono preparati, che sono dilettanti. Forse pensavano che fosse una cosa facile uccidere qualcuno, proprio con un colpo di padella e così via. E visto che non riescono ad arrivare ai loro fini come avevano ideato, iniziano ad improvvisare. Prima cercano di soffocarla con un cuscino, ma non ci riescono. Vedendo che anche provando di tutto non ce la fanno, in preda alla disperazione, chiamano al soccorso Pietro. Pietro lui lascia suo padre agonizzare, che alla fine morirà lì, e va dai suoi complici presso sua madre. Provano dunque a soffocare la mamma di nuovo, ma questa volta con un sacchetto di plastica, ma di nuovo non funziona. Alla fine Pietro colpisce fortissimo sua madre con la spranga di ferro e sarà quel colpo proprio che porterà alla morte della madre. E così finisce la vita dei due genitori. E pensate che tutto questo è durato un bel po' di tempo, non è che è stato una questione di 5-10 minuti, no. Il padre si stima che abbia messo circa una mezz'ora per morire e la madre una cinquantina di minuti, quindi tantissimo. E poi c'è una cosa che mi domando. Te l'ho detto all'inizio, Pietro era l'unico senza maschera, senza tuta, quindi direi che era l'unico riconoscibile. I genitori avranno capito che era Pietro a provare ad ucciderli? Se è così, è veramente terribile. Pensare che il tuo proprio figlio, il tuo stesso sangue, a chi hai provato a dare tutto quello che potevo, immagino, stia provando a toglierti la vita e che ci stia riuscendo, non ci voglio pensare. Comunque, la cosa importante è che ci siano riusciti. Hanno ucciso i due genitori e ora, della stessa maniera che avevano improvvisato per il loro piano, ora stanno per improvvisare per il travestimento della scena del crimine. Decidono che avrebbero inscenato una rapina andata male, quindi decidono di aprire i cassetti della casa, di svuotarli per terra per fare finta che ci siano stati dei ladri che siano passati. Quelli che avevano delle tute se le tolgono, poi tutti si vanno a lavare e a cambiarsi. Poi buttano via i borsoni con tutte le cose che avevano usato quella sera. E da lì non c'è scelta, bisogna andare avanti col piano, anche se sono tutti estremamente scioccati da quello che è appena accaduto, specialmente Pietro. Ora è il momento di crearsi un alibi per quella sera per evitare ogni possibile sospetto della polizia. Quello che è previsto è di andare in discoteca, così si faranno vedere da più persone possibili. E quindi è quello che fanno. Però alla prima discoteca dove si recano non possono entrare perché c'è una festa privata.
porta e loro non sono stati invitati. Ma non si fermano, perché non si possono fermare, devono andare avanti con il piano e quindi cercano un'altra discoteca dove potranno entrare e farsi vedere in giro. Ed è letteralmente soltanto quello che fanno, non è che ballano, non fanno nulla, non so nemmeno se parlano. E questo è perché sono rimasti molto scioccati da come si sono sviluppati gli eventi, non si aspettavano che avrebbero dovuto riprenderci a più volte, perché se ci pensi, un conto è pianificare di uccidere una persona, un conto è farlo davvero. E quando hanno finito di farsi vedere dalla gente, decidono di andare via. E da lì inizia il conto alla rovescia per la fase finale del piano. Pietro porta i ragazzi a casa loro, uno dopo l'altro, fino a ritrovarsi da solo per affrontare quello che sa che lo aspetta a casa sua. Si prepara quindi alla parte che deve recitare e si mette nel personaggio. Il personaggio del povero figlio che è andato in discoteca e quando è tornato ha trovato i suoi genitori barbaramente uccisi in quello che sembra essere un furto andato male. E quando arriva a casa si reca dai suoi vicini, ci suona e inizia a fingersi tutto sconvolto. Si conoscono bene la famiglia Maso e i vicini e quindi quando il vicino apre la porta e vede un Pietro totalmente sconvolto, subito si preoccupa. Pietro grida che è successo qualcosa a casa sua e aggiunge che ha visto i piedi di sua madre. Ora immagino, io sono il vicino a quell'ora del mattino e poi davanti a uno Pietro totalmente sconvolto quella notte e poi sono anche un po' rintontito, non faccio domande. Ma se ci penso veramente, ora che conosco la fine della storia, so come è andata a finire, quindi è facile dire così, però mi dico, è un pochino strano, no? Essere in questo stato di panico soltanto, tra virgolette, perché ho visto i piedi di mia madre. Mi dico, forse il vicino sarà detto nella sua testa, sì, ok, hai visto i piedi di tua madre, poi perché sei così in panico? Però immagino anche che vedere Pietro così in ansia non abbia portato a farsi più domande di così. Comunque va lui a vedere cosa sta succedendo a casa dei coniugi Maso e scopre l'orrenda scena che hanno lasciato i ragazzi dietro di loro. Chiama subito i carabinieri che si recano sul posto e iniziano direttamente le indagini. La prima dichiarazione di Pietro riguarda l'accaduto è che era tornato dalla discoteca a casa, aveva salito le scale e aveva visto spuntare i piedi di sua madre e subito aveva capito cosa stava succedendo. Si era spaventato e quindi era corso dai vicini per chiedere aiuto. Sono stati chiamati anche i soccorsi e le sorelle di Pietro che si recano il prima possibile sul luogo. Sono naturalmente devastate le ragazze quando vengono a sapere la triste sorte che hanno conosciuto i loro genitori. E poi vedono il povero Pietro che è in uno stato alternativo che ha anche dovuto essere sedato per calmarlo. Cercano un pochino di tranquillizzarlo perché sono veramente tanto dispiaciute. Lo sono per loro, certo, però lo sono anche per lui perché è il loro fratellino che ha ancora sui suoi pantaloni sangue dei suoi genitori frescamente uccisi, ma questo non lo sanno ancora. E quindi quella notte Pietro dormirà in mezzo alle sue sorelle. Il giorno dopo ci sono già gli investigatori che sono alla casa dei Maso e anche i giornalisti. Studiano la scena del crimine, ma subito emerge una cosa strana. Pietro ha dichiarato che aveva salito le scale e aveva visto i piedi di sua madre, cosa che lo aveva spaventato da morire e quindi che lo aveva impedito di andare oltre. Ma per la configurazione delle scale, la polizia si accorge che sarebbe stato impossibile per Pietro di vedere i piedi di sua madre dal luogo che aveva indicato. E quindi questa prima cosa fa dire alla polizia un pochino strano. Non è una prova scientifica perché puoi anche mettere questo sul conto dello shock, però ti fa comunque dire stranino. Poi la polizia chiede a Pietro di nuovo di raccontare come erano andati gli eventi il giorno precedente. Gli chiedono anche se non ha visto, non ha notato qualcosa di strano il giorno dell'omicidio o delle persone strane essere in giro intorno alla casa.
sempre nel periodo dell'omicidio. Pietro indica che era da qualche tempo che aveva notato un uomo girare intorno alla sua casa con una Golf bianca. La polizia fa le sue ricerche e ritrova un certo Giovanni a cui Antonio aveva prestato 6 milioni di lire e che non aveva mai rimborsato. E questo Giovanni ha effettivamente una Golf bianca, però dopo ricerche più approfondite, la polizia si rende conto che Giovanni non c'entra assolutamente niente con questo massacro, quindi mollano questa pista. La polizia verifica anche l'alibi di Pietro, che era in discoteca con i suoi amici, quindi verificano l'alibi di Pietro e anche quello degli amici e questi alibi vengono confermati. Poi nella casa la polizia si rende conto che ci sono ancora tantissimi oggetti di valore. Come mai non sono stati presi, se è stato un furto andato male? E in più, quando studiano la scena del crimine, si accorgono che non c'era più luce nella casa, non c'era più corrente, non perché i ladri avevano fatto saltare la corrente, ma perché erano state tolte tutte le lampadine di casa. E oltre a questo, non c'è nessun segno di effrazione. Sembra quasi che i ladri stessero aspettando tranquillamente i coniugi Maso a casa. Il giorno dopo, siamo il 19 aprile del 1991, la banca chiama le sorelle e chiedono ai figli Maso di recarsi in ufficio. Ed è quello che fanno. Una volta lì, il direttore della banca li informa che qualche tempo fa la madre aveva firmato un assegno di 25 milioni di lire a Giorgio e naturalmente Pietro un po' di ansia questa informazione le dà, anche perché per le sorelle è una cosa molto strana. Com'è possibile che la loro madre abbia firmato un assegno intestato all'amico di Pietro? Non fa nessun senso. Pietro prova a trovare una giustificazione, una spiegazione più o meno plausibile, ma non è che ci riesca realmente. Indica che questi soldi inizialmente erano suoi, quindi se li stava soltanto rigirando. Però la domanda diventa: perché era intestato a Giorgio l'assegno? Perché non a te? Dopo questo evento, Laura trova sulla rubrica telefonica familiare come scritte delle prove per una firma, la firma della madre. E dunque questo più l'intestatario dell'assegno della banca porta a far pensare alle sorelle che c'è qualcosa di molto strano con questo assegno. E questa informazione viene trasmessa alla polizia, che è sempre più convinta che quella sera del 17 aprile del 1991 la casa dei Maso non è stato il teatro di un furto andato male, ma bensì di un duplice omicidio premeditato a sangue freddo. Comunque, il pomeriggio dello stesso giorno, i tre fratelli e sorelle vanno alla caserma di polizia. Lì ci trovano anche Giorgio, Paolo e Damiano. E lo hai sentito te, lo ha sentito anche Pietro, puzza, ma puzza veramente quella situazione. Pietro viene interrogato dalla polizia che ha già un bel po' di elementi, è al corrente dell'assegno e della sua falsificazione. A questo punto la polizia ha iniziato a ben capire quello che era successo la notte del 17 aprile del 1991. Anche perché, non te l'ho detto prima, però non erano soltanto quattro persone ad essere al corrente di quello che stava per succedere, ma erano cinque. In effetti, la notte del delitto c'era con loro un amico di nome Michele, che era lì mentre stavano parlando dei dettagli del piano. Ma Michele, lui non ha mai pensato che quello di cui stavano parlando era una cosa seria. Lui pensava che stessero scherzando e non si è preoccupato. Però, quando è venuta a sapere dell'uccisione della coppia Maso, ha subito fatto il legame, ha subito capito che loro c'entravano qualcosa. L'aveva dunque detto alla polizia, e questo è un elemento contro i ragazzi che vedono il cerchio che si sta restringendo intorno a loro sempre di più. Pietro, secondo quello che dice, in questo momento sembra aver già capito che tutto sta per crollare e quello che doveva arrivare arrivò. I complici confessano e Pietro, quando lo viene a sapere, non ha altra possibilità che ammettere che è la verità, sono stati loro. E non è che abbia tanta voglia di dare dettagli, quindi lui indica semplicemente che le dichiarazioni che i suoi complici hanno rilasciate sono corrette, quindi dice di basarsi su questi elementi. Però te lo immagini, la polizia non può fare, ha bisogno della sua dichiarazione e quindi Pietro
Pietro deve raccontare com'è andata il tutto. E da lì le cose vanno velocemente. Vengono ufficialmente arrestati e trasferiti in carcere nell'attesa del loro processo. E da questo momento Pietro sente già che non c'è più amicizia che tiene. Ognuno proverà a salvare la sua pelle, costi quello che costi. Nel carcere non è che le cose vadano al meglio, perché con la copertura mediatica che ha conosciuto questo caso, tutti i codetenuti sanno già cosa hanno fatto questi ragazzi, specialmente Pietro, e quindi questi qua verranno aggrediti varie volte. Il 12 febbraio del 1992 inizia il loro processo e, come te lo puoi immaginare, sarà un processo seguito tantissimo dai media. Ci saranno giornalisti, fotografi, eccetera. Tutti si chiedono come un ragazzo che sembrava così per bene su tutti i livelli, di una buona famiglia, ha potuto compiere un atto così efferato. Verrà fatta una perizia psichiatrica ai ragazzi per valutare il loro stato mentale e inizialmente verrà fuori che Pietro soffre di un disturbo narcisistico della personalità che lo porta ad aver comportamenti egocentrici, però questo non costituisce un'infermità mentale. Giorgio lui ha un disturbo dipendente della personalità e Paolo ha una personalità immatura. Il 29 febbraio, alla fine del processo, vengono riconosciuti colpevoli di duplice omicidio volontario premeditato pluriaggravato. Le aggravanti sono infatti la crudeltà, ricordati come i genitori sono stati uccisi, i futili motivi e per Pietro il fatto che si trattava dei suoi genitori. Pietro è condannato a 30 anni di carcere, Paolo e Giorgio a 26 anni ciascuno e Damiano, che era minorenne al momento dei fatti, è condannato a 13 anni. Se i suoi amici, come abbiamo visto, sono in custodia cautelare in attesa della fine dei 3 gradi di giudizio. Il Maso, fra la fine del secondo grado e la Cassazione, inspiegabilmente inizia a fare istanza per richiedere la sua parte di eredità. Avete capito bene? E insiste così tanto che il suo avvocato deve intervenire affinché la smetta, perché a pochi mesi dalla Cassazione la sua situazione avrebbe potuto ribaltarsi e a suo sfavore. Inoltre, come poteva Maso pretendere che la legge lo tutelasse in quel senso? Maso, uccidendo i suoi, aveva fatto decadere i suoi diritti di erede legittimo. Non avrebbe mai potuto più avere quell'eredità. La Cassazione, nonostante le intemperanze e lo scarso pentimento del Maso, conferma la pena dei 30 anni. Pietro sconterà la sua pena nel carcere Opera di Milano. In carcere inizia a fare anche psicoterapia e lì inizia ad avere contezza di quello che aveva fatto. O forse gli faceva piacere farlo credere, non saprei. Sta di fatto che la sua condotta è buona, il suo umore pure. A detta degli altri detenuti, l'unica sua preoccupazione era per il fisico, infatti neanche a dirlo si spacca di pesi e allo spaccio del carcere i suoi acquisti abituali sono creme per il viso e autoabbronzanti. Il culto di sé viene prima di tutto per il Maso. Nel 2008 ottiene la semilibertà, in pratica usciva alle 7 e tornava in carcere intorno alle 22. E inizialmente lavora per una ditta che si occupava di assemblaggio dei PC. Ovviamente la stampa non lo molla un secondo, l'uomo viene ripreso e fotografato mentre lavora e l'opinione pubblica insorge ritenendo ingiusto che un patricida come Maso potesse persino lavorare. Nel 2013 pubblica per Mondadori il suo libro di memorie dal titolo Roboante, il mostro ero io. Infine, nel 2015, Maso finirà di scontare la sua pena, avendo anche beneficiato dell'indulto e dei vari sconti di pena accumulati. Nel frattempo, da detenuto, si era anche sposato, ma da questa donna divorzierà nel 2016. Una volta fuori, andrà a lavorare per Telepace, visto che nel frattempo aveva anche avuto una sorta di folgorazione spirituale tardiva, diciamo così. In particolare, chiederà tramite il vescovo il perdono della Chiesa, perdono che ovviamente gli viene dato. Poi però l'uomo inizierà a fare un grande uso di sostanze. Questo lo porterà a nuove intemperanze, ma non solo. Se la prenderà con le sorelle, che in preda alla paura per le continue minacce del fratello, da quel momento in poi gireranno con la scorta privata. Nel 2016 verrà indagato per estorsione ai danni delle due sorelle. Probabilmente era ancora in cerca di quell'eredità perduta. O forse perché voleva portare a termine il lavoro iniziato 30 anni prima. Chi lo sa? Maso però va in un centro di recupero e guarisce dalla sua dipendenza. Nel 2019 rilascerà 2 interviste, una a Maurizio Costanzo e un'altra per il TV9.
E da allora di lui sappiamo solo che voleva citare in giudizio Fedez per diffamazione, per il verso di una canzone che a suo dire lo diffamava, e che adesso vive in un alloggio per persone in difficoltà, gestita da un'associazione che si occupa del reinserimento di ex detenuti nella società civile e lavora come giardiniere a Settimo di Pescantina. E voilà, la terribile storia del delitto di Montechia di Crosara finisce così. Immagino che tu abbia già avuto il tempo di fare e rifare teorie su di lui, se conoscevi già questo caso, ma io vorrei comunque avere il tuo parere, quindi lasciamelo nei commenti. Io sinceramente ho trovato questo caso orribile, lo so che lo dico sempre, però lo sono sempre, no? E poi il fatto che il male venga proprio dalla tua stessa famiglia ferisce veramente molto di più. E per quello che riguarda Pietro o Maso o chi vuole essere, non so perché, ma non riesco a trovarlo sincero, che sia nelle interviste fatte o nel fatto che si dice pentito. E ci sta che lo sia davvero, però per come si è comportato prima, durante e anche dopo la sua incarcerazione, non riesco a trovare del vero in tutto questo. Penso ai genitori che sicuramente avranno dato il loro massimo per lui, penso alle sorelle che volevano benissimo ai loro genitori, e poi tutto questo per nulla alla fine, cioè che spreco, però è così. Comunque, spero che ti sia piaciuto questo video in collaborazione con Rosita. Se mi seguivi già prima, sai quanto la apprezzo, ed era qualche tempo ora che volevamo fare questo video. Ora ci siamo riusciti, quindi sono molto contenta. E se ti è piaciuto questo video, se ti piacciono i video che propongo, non esitare ad iscriverti e ad attivare il campanello, così non ti perdi nessun video. Ciao a te!